Una buona giornata cari telespettatori, benvenuti al nostro abituale appuntamento del prendere un caffè insieme. Eh. Un, un caffè particolare oggi e ci introduciamo, guardate, con una lettera, e introduciamo questo caffè con una lettera, una lettera non banale, non qualunque, una lettera che addirittura arriva dal Vaticano, è datata 9 maggio 2022. È una lettera che il Santo Padre scrive ad Antonio e eh. adesso vediamo poi chi è, eh, chi è Antonio. Caro Antonio. Desidero ringraziarti per il dono della tua autobiografia, che ho molto apprezzato, ed esprimerti la mia vicinanza umana e spirituale. Grazie per la bella testimonianza che dai a tutti noi. Ti esorto a non arrenderti mai e a continuare ad essere gioioso testimone di speranza. Tantissime persone hanno bisogno del tuo messaggio e del tuo esempio. Coraggio sempre avanti. Nel chiederti di pregare per me, Invoco la protezione della Santa Vergine e di cuore benedico te e tutte le persone che ti sono care. Fraternamente, Papa Francesco. E chi è questo Antonio? A chi è stata spedita questa lettera? È facile, è... l'autobiografia è quella di Antonio Fantin, punto a capo dalla malattia al loro Olimpico, edito da PM. Antonio, buona giornata e benvenuto qua con noi. Buona giornata a voi e grazie per l'invito. Allora, Antonio, che effetto ti fa? Innanzitutto? Partiamo dalla lettera di Baba Francesco che abbiamo appena, appena letto. Eh, che, che effetto ti ha fatto ricevere questa lettera? È stato veramente bello. Eh, spesso si abusa un po' di questo termine, però è stato proprio una cosa bella. Eh, nella misura in cui il nuoto, la vita, anche il percorso eh, con la fede è stato eh, assunto diverse forme lungo il mio cammino. È stato prima, mi è stato prima trasmesso dalla mia famiglia, poi mi sono avvicinato, ho cercato di avvicinarmi io. e Piano piano ogni giorno cerco di eh, vivere, insomma, questi tre aspetti della mia vita, e, e quindi poter ricevere un suo messaggio: eh, e il suo messaggio è un po' ehm, la conferma di quello che volevo esprimere con questa mia autobiografia: cioè il da un lato eh, rendere grazie a tutti coloro che. Mi hanno sostenuto e sono stati vicini a me in questi 17 anni di percorso, è un percorso lungo, difficile, pieno di ostacoli, però questi ostacoli sono piano piano diventati tutte opportunità. E poi, proprio il non trasmettere un messaggio, non trasmettere un esempio, quantomeno trasmettere la mia storia attraverso la quale una persona in difficoltà. Che abbia o meno una disabilità, indipendentemente dalla difficoltà che possa avere, possa sentirsi, possa immedesimarsi in me, sentirsi vicino, sentirmi vicino e appunto cercare di trasformare questa difficoltà e, in un'opportunità. Eh, beh, lo ricordiamo, campione Paralimpico dei 100 metri di stile libero a Tokyo 2020, e. Farei un passaggio proprio tra le pagine di, di questo libro. Eh, la tua biografia, il tuo libro, Punto a Capo, inizia con, eh, con un inciampo, con un, con un problema, inizia tra l'altro con, eh, con un'attenzione, con una cura. Infatti, il primo eh, capitolo che parla veramente della tua scrittoria, che poi è il secondo, è La Fatta Turchina, no? eh, là dove. È, capita qualche cosa. Chi è questa Fata Turchina e qual è in sintesi la tua vicenda che nell'autobiografia nell racconti? Esatto, eh, nell'autobiografia scrivo anche che eh, la mia vita non è mai stata solo mia eh, ed è anche un motivo che mi ha spinto a scrivere questo, questo libro. Eh, la Fata Turchina è stata il primo incontro che ho fatto, eh, è mia mamma e eh, mi ha insegnato tantissime cose come la mia famiglia. E prima su tutte, la costanza e il sapere anche in un momento di difficoltà eh, trovare la forza per essere vicino, eh, nel, mio, nel nostro caso, a me, bambino, e eh, eh, lottare. Eh, io, appunto, all'età di tre anni e mezzo sono stato colpito da una MAV, una fistola arterovenosa, e eh, ha portato una compressione midollare, e eh, appunto ha causato. Questo problema che poi mi ha portato ad essere operato. Ho avuto un delicato intervento chirurgico e da quel momento in poi la mia vita è cambiata. Io dico, scrivo nel libro, sono nato per la seconda volta eh, perché è stato consigliato ai miei genitori di mettermi in acqua. E, ed ecco che qui emerge la figura della costanza, il rimanere concentrati verso l'obiettivo di eh, tornare a camminare grazie alla, alla tanta riabilitazione che abbiamo fatto e anche alle tante ore in vasca. E le prime ore erano, servivano per cercare di convincermi ad entrare in acqua, perché all'inizio facevo veramente fatica. E poi piano piano, in realtà, una volta che sono entrato, eh, ho mantenuto quella costanza di volerci provare, quel coraggio di voler entrare in acqua eh, per tutto il mio percorso. Ed è una cosa che secondo me mi sono portato dietro dalla malattia, da quel febbraio 2005, ma eh, anche da tutte le persone che mi hanno sostenuto e mi hanno accompagnato in questo viaggio. Allora, proviamo a prendere alcune linee trasversali no, rispetto alla tua autobiografia. Il ruolo della famiglia, ce l'hai già accennato. Quanto è importante? Eh, che, che cosa ti ha regalato e cosa ti ha insegnato? Ma è stato la mia famiglia è stata fondamentale. È fondamentale oggi, certo, dopo Tokyo, ehm, dopo aver vinto i 100 stile libero a Tokyo, eh, in un'intervista ho detto: È importante eh, sapermi così amato e così, eh, avere così tante persone, dalla mia famiglia ai miei amici, a chiunque eh, mi conosca, eh, perché è molto più importante la serenità dell'Antonio dell persona, prima ancora che dell'Antonio Atleta. Quindi, sì, la famiglia è importante. Per l'atleta, ma per, nel mio caso è stata fondamentale perché mi ha insegnato a trasferire alcuni episodi di vita nello sport e a estrapolare alcuni episodi dello sport e ad applicarli alla vita. Uno su tutti, appunto. Il punto è a capo che abbiamo fatto nel 2005: il punto che è stata la malattia, è, stata, mh, è stato questo incidente di percorso, questo ostacolo. E che è diventato poi un'opportunità, un trampolino dal quale potersi rilanciare. Quindi la mia famiglia, mia mamma, mia sorella, mio papà sono sempre stati vicini a me e, ed è anche e anzi soprattutto grazie a loro e grazie ai miei amici che poi piano piano siamo riusciti a fare appunto di una situazione negativa una situazione molto molto propositiva e positiva per poi quello che è successo. Di fronte a certi episodi a volte... Il confine tra la maledizione e la benedizione è molto, è molto sottile. Eh, co come si fa a, a trasformare, eh, a cambiare eh, quello che potrebbe essere semplicemente un episodio da maledire in un punto a capo in cui iniziare una storia di benedizione? Non è semplice. Ehm, la mia storia può far sembrare un po' semplice questa cosa. E io ho avuto una grande fortuna, il fatto di essere colpito da molto piccolo, da molto giovane, e questo ci ha permesso di lavorare molto sulla riabilitazione, sulla fisioterapia, su tutto quello che poteva portare ad un recupero. E quindi le prospettive erano molto grandi, ehm, l'orizzonte era molto ampio e anche la nostra determinazione nel tornare ad una vita normale, anche se spesso abbiamo paura di... Dire, ehm, di citare questa parola, in realtà la normalità secondo me esiste, dedico anche un capitolo alla normalità all'interno del libro. E, e quindi il, il, la chiave è stato proprio quello di guardare a questo ostacolo eh, da un'altra prospettiva. Non potevo più correre dietro ad un pallone a calcio, allora mi sono messo in porta, non potevo più andare via in bici con i miei amici, allora mi attaccavo al cellino della loro bici e, e, e con la carrozzina era come se io fossi in bici quindi forse più che un segreto mh, un modo di approcciarmi alla vita eh, che è cambiato è, è stato proprio che non importa l'obiettivo eh, che vogliamo raggiungere non importa tutti gli ostacoli eh, che incontreremo nella nostra strada la cosa fondamentale è che se ho un obiettivo e voglio raggiungerlo lo raggiungerò Troverò un'altra soluzione, però vorrò raggiungerlo e cercherò di farlo. E tu hai parlato di un capitolo dedicato alla normalità e ce n'è anche un altro che trovo che si sposi, che si sposi bene, no? alla ricerca del mio equilibrio. Normalità è ed equilibrio, no? eh, e quindi armonia, come, eh, oppure una bracciata ben fatta nella, nella vasca, no? eh, come stanno insieme? Esatto. Eh, io sono sempre stato affascinato dal concetto di normalità, eh, perché, anche quando sono tornato, anzi, soprattutto quando sono tornato dal, a casa dall'ospedale, io volevo fare una vita normale, eh, volevo fare tutto quello che facevano i miei amici, e così ho fatto, o, a quantomeno, abbiamo cercato di fare. Ed è per questo che dico che non devono cambiare gli obiettivi, ma devono cambiare le modalità per raggiungere un obiettivo se una strada ci sembra precluso, preclusa. E di conseguenza, eh, questa è un po' la, stata la mia normalità, questa è stata il ricerca, la ricerca del mio equilibrio. E, mh, il, la ricerca del mio equilibrio fuori e dentro la vasca. E, più in generale, la ricerca del, di armonia eh, alla mia vita. E, e quindi. È stato però, mh, non è stato qualcosa di programmato. Il mio obiettivo non era ritrovare il mio equilibrio. Il mio obiettivo non era ehm, appunto dare armonia alla mia vita. Quanto piuttosto viverla normalmente. E la normalità è stato un po' quell'elemento che mi ha permesso piano piano di cercare il mio equilibrio e cercare di vivere la mia vita come, come ho sempre voluto e come ho sempre cercato di fare. Eh, un altro dei temi che tu tratti è quello del rapporto tra forza e, e fragilità, no? soprattutto in una società che esigia la fragilità, non si può essere fragili, non ci si può eh, mostrare fragili. Eh, invece, leggendo le pagine della tua autobiografia, sembra quasi che la nostra forza stia nella nostra fragilità. Sì, ehm, eh, io ho imparato mh, una cosa, o comunque ho cercato di fare mia una cosa nel mio percorso sportivo, che poi è, è mh, un concetto che secondo me si può applicare alla vita di tutti i giorni, e cioè devi saper, ehm, devi saper fidarti delle persone che ti sono accanto e quindi devi mostrare la tua fragilità, le tue difficoltà, perché loro possano aiutarti, eh, possano sapere in che modo aiutarti. E dove vuoi arrivare, cosa vuoi raggiungere, ma allo stesso tempo è fondamentale trasmettere fiducia. Eh, trasmettere fiducia nell'allenatore, nello staff della nazionale, mh, nei, nei confronti degli amici, della famiglia, di, di tutti coloro i quali poi in realtà dai quali poi eh, ti aspetti eh, fiducia. E, mh, e di conseguenza l'elemento più importante per trasmettere e avere fiducia è... E mostrarsi appieno con tutte le nostre difficoltà, le nostre debolezze, e questo è un primo elemento. Il secondo elemento è, ehm, ed è una cosa che io ho sempre pensato: eh, la similitudine fra i sogni e gli obiettivi, e fra un idolo senza e con un difetto o una debolezza. Cioè i sogni sono qualcosa di irrealizzabile, ideale, e gli idoli sono qualcosa di eh, troppo perfetti per essere, per, per essere raggiunti. Quando in realtà mh, un idolo, comunque una persona che ha eh, raggiunto un, un obiettivo importante della propria vita, si pone e si mette anche in discussione con tutte le sue difficoltà, debolezze, diventa un obiettivo, cioè diventa qualcosa di raggiungibile e, e si mette al servizio di tutti coloro che iniziano un nuovo percorso. Quindi è fondamentale essere e mostrarsi fragili. E che ruolo ha avuto la fede all'interno del tuo cammino? Allora, come dicevo prima, ha avuto un ruolo, ha ehm, avuto diverse forme, come del resto anche il nuoto. Il nuoto è stato riabilitazione prima, passione poi, condivisione eh, e poi in definitiva quello che io chiamo lo strumento per fare dei miei sogni, obiettivi e cercare di raggiungerli. Mm, e la fede è stata un po' la stessa cosa, ha assunto diverse forme nella mia vita. È stata, mi è stata prima trasmessa da mio nonno, poi dalla mia famiglia, quindi dai miei genitori. Eh, L'ho condivisa con la mia comunità e con alcuni miei amici, eh, con, ehm, uno su tutti appunto di cui parlo anche all'interno del libro con il quale ho condiviso un percorso doppio fede e eh, lotta contro la malattia e mh, più in generale un percorso di vita e, e poi soprattutto mh, nel libro scrivo lavori in corso e, e secondo me il l'avvicinarsi alla fede ehm, in un momento di difficoltà in un momento delicato della nostra vita non è da considerare una scelta opportunistica mm, piuttosto è la vera essenza secondo me, essendo la fede o comunque vivendo io la fede come un rapporto di amicizia ehm, vai a cercare l'amico l'amico vero nel momento in cui ti senti in difficoltà nel momento in cui devi chiedere lui una mano e di conseguenza l'amico vero e lo cerchi soprattutto in queste situazioni. E di conseguenza anche la fede, secondo me, vista in quest'ottica, non assume più un aspetto eh, opportunistico, ma piuttosto un, appunto, diventa qualcosa di vero e profondo. Ah, Antonio, beh, siamo quasi in conclusione, lo ricordiamo. Punto a capo dalla malattia all'oro paralimpico, eh, edito da PM. Antonio Fantin. Una curiosità che mi ha molto colpito di questa chiacchierata con te. In nessuna intervista ho mai sentito dire, citare tante volte la parola noi come in questa chiacchierata con te. E guarda caso, però, parlavamo di un'autobiografia che invece spesso dovrebbe declinarsi con la parola io. Tu invece hai usato tantissime volte la parola noi. Come mai? Sì, pro sì, proprio perché, eh, un po' perché, per la mia esperienza di vita, cioè la mia vita non è mai stata solo mia, citando una frase del libro. Un po' perché io credo che tutto quello che noi facciamo, che sia anche uno sport individuale come possa essere il nuoto, in realtà. E la, la chiave per viverlo con passione eh, e per viverlo a pieno non è cercare di vincere a tutti i costi e cercare di vincere l'Olimpiade, nel nostro caso la Paralimpiade, eh, un mondiale, un europeo, fare un record del mondo. L'obiettivo è viverlo con piena passione, e per vivere una cosa con piena passione, è necessario condividerla. Anche una semplice gioia, anche una semplice eh, vittoria di un mondiale, mh, per quanto bella, gratificante e importante possa essere, possa cambiare anche la tua vita e il tuo modo di approcciarti alla tua vita, in realtà mh, è fine a se stessa se, no, se poi una volta che torni a casa non sei in grado di condividerla con chi ti ha accompagnato. E mh, nella misura in cui ogni medaglia rappresenta un cammino, un percorso, allora la mia vita ehm, è un percorso condiviso, fatto di persone, eh, che non solo dal punto di vista professionale ma soprattutto dal punto di vista umano hanno saputo essermi accanto e di conseguenza la medaglia più bella della mia vita è proprio il poter parlare di noi e non solo di Antonio Antonio Fantin, punto a capo della malattia all'oro paralimpico edito da PM Grazie, una buona giornata a te e un augurio che prendo proprio da questa chiacchierata. In questa giornata proviamo a declinarla secondo la parola noi e non secondo la parola io. Grazie Antonio, una buona giornata Grazie. a te e una buona giornata a tutti voi.